C'è da brivido! Altra cazzo! Sto cagato! Io via! Certo, lei è una riettiamo il fuso qua! Costume da bagno. Lui sembra nato con la tuta e ha un sorriso stupendo, ma questo non significa che tutto filerà liscio. Dimenticate quello che vi ha detto la mamma sui litigi con le donne e date inizio alla battaglia dei sessi. Due amanti del pericolo si confrontano in una serie di sinistre. Non è questione di bellezza, ma di attributi. Missione implausibile. Da mercoledì 5 settembre alle 21 su Discovery Channel. Ma hai detto che ti manca il cervello, ti hai scorato l'altra volta a casa tua. Prova la parte. Pure ti vuoi andare, io mi dico. Lasciamo perdere una settimana. Se la faccia non c'è stato un tipo di sangue qua, si è stato lassù. Chi tuo cugino? Non te lo andrò. Se la prende il succede. Il tutto stronzo, lo penale venderebbe nella fronte. Che cazzo fare? Stavo arrivando a questa sua sopra, che non mi lo so, tipo nel mitano. Oddio, ho scritto l'altra volta. Diciamo il suo coraggio. Non vedo però quello che usi la balla, vostra, eh? Che lui non era la balla. Non sono io. Allora, cosa c'è? Quando la passione per i motori ti fa girare la Notte velocità, tutti i venerdì dalle 21 solo su Discovery Channel. Stanco della solita TV? Annoiato dai programmi estivi? Tieni gli occhi aperti, perché stanno per arrivare le più grandi star del regno animale. Acrobazie, giochi e abilità degli animali selvatici. Portati alla scoperta di un divertimento davvero bestiale. Mi raccomando, dillo in giro. Beh, voglio buona mangiare questo qua. Bentornati a Come Fatto. Le caramelle dai mille colori hanno un passato piuttosto scuro. Sembra anche la crema lifting. Risalgano ai tempi della Bibbia. Secoli dopo è stata aggiunta la copertura esterna, dando vita a un dolce successo. Devo dire se... Io ora sono attita che c'è cosa. Per produrre queste caramelle si versa lo zucchero liquido in un grande bollitore a 175 gradi. Si aggiungono poi l'olio e amido. Con un macchinario si mescola il tutto. Per che cosa? In un'altra area dello stabilimento l'amido viene rovesciato da un bidone in grandi pezzi. Ma stai a scuola, ma. Viene poi azionato un livellatore per appianare l'amido. Una spazzola elimina l'amido in eccesso, che sarà riciclato. L'amido cala uno stampo. In ogni teglia vengono eseguite 756 impronte di caramelle. Le impronte dell'amido fungono da stampi per il ripieno della caramella. Dei beccucci rovesciano il succhero e l'amido cotto nel bollitore negli stampi d'amido. Ma c'è anche il portale. Creiamo milioni di ripieni di caramella ogni ora. Un nastro trasporta i ripieni di caramella in una stanza dove rimangono ad asciugare per 24 ore. Solidificandosi diventano, diciamo, più succosi. Due bracci sollevano le teglie, mettendole in un bidone che separerà i ripieni dagli stampi. Quando le teglie tornano indietro vengono riempite nuovamente. Che fai schifo, processo si ripete. Che buono. Non è super niente buono, ma fa. Nel frattempo, i ripieni estratti dagli stampi